e si è sbloccata un'altra area. Ah, guarda! Ecco come si faceva a salire sopra. Hanno messo il secchiello. Questo posto è disgustoso. Dillo a me. Ho percepito almeno 1000 odori diversi qua giù. Vabbè. E nemmeno uno gradevole. E cosa ti aspettavi in una fogna, scusami? Certo che tutto sto parkour per riuscire a salire... Calmati. A salire qua sopra. E Remy? Magari qua. Anche no, eh. La prossima volta cerchiamo un posto migliore, padre, eh? Che ne dici? Questo portale ti condurrà al mercato nel centro di Parigi. Credimi, è un posto gigantesco. Va bene, andiamoci a perdere. È il prossimo lavoretto che devi fare. Va bene. Spegni il nastro trasportatore all'altro capo del mercato. Ok. Abbiamo segnato due bilance da riempire. Una con del pesce alla pescheria. E un'altra con un vasetto pesante al banco delle verdure. Ok. Entrambe le bilance sono sullo stesso percorso. Questo posto è disgustoso. Ho anche mandato tutti in avanscoperta. Ho percepito. Ti aspetta al mercato. Troppi discorsi tutti in un discorso solo. Che cosa fai? L'ultima cosa da fare qui? Prendere il mattarello. Ok. Perché? Ok, l'ultima cosa da fare? Il mattarello. Perché, padre? Ehi, figliolo. Padre? Vieni. Padre, perché il mattarello? Forse possiamo ravvivare un po' questo posto. Ricordo di aver... Ah, dobbiamo trovare una radio pure? Vabbè, andiamo al mercato, che ti devo dire? Ok, roba a caso. Ok, dobbiamo rubare questo, questo qua. Poi dobbiamo prendere un mattarello. Perché? Padre? Poi dobbiamo prendere una radio per fare ravvivare un po' questo posto. Ok, però perché il mattarello? Il mio è il mercato, dove ogni grande piatto ha il suo inizio. Certo. Umani, se ti vedono, se ti prendono, sei spasciato, Remy. Qui c'è il pesce e il banco dei prodotti freschi, la panetteria per tutti i prodotti da ok. E le busce, come dite voi, il macellaio. Per ah. Pronto a reperire del cibo? È una domanda trabocchetto. Sì, è una domanda un po' strana. Mon ami, questo è un vero mercato parigino. La vera domanda è, ma mi vedono? A parte che c'è una ragossa con le chele chiuse. Voglio vedere. Forse qui c'è qualcosa. Ah, che dolore! Ma stronzo! Ma guardalo! Stardo! L'arancia raffica! Io intanto. Ma scusami, giusto per capirci, lui mi vede? Sì, mi vede veramente. Non farti vedere dal venditore. Mi vede veramente, ok. Quindi dobbiamo fare attenzione. Oh, santo cielo. Dobbiamo fare attenzione a tutta la gente che abbiamo attorno. Trova e attira due interruttori del banco da carne con il formaggio per accendere le ventole. Ok. Non mi vedrà. Attiva l'interruttore per accendere il nastro trasportatore. Non farti vedere al commerciante del mercato. Ah, eccola qua dove era la tana, scusami. Ok, dobbiamo quindi aspettare che lui si giri. Zacchete. Oh, calmo. Attenzione, non farti vedere dal venditore. Non farti vedere. La palla era un trabocchetto, non serviva a nulla. Allora, aspettiamo che lui si alza. Ah no, la palla mi serve veramente. Ma per cosa, scusami, spiegamelo. Aspettiamo che lui... Ecco qua. Come la infilo qua? Ecco fatto. Oh, aspetta. No! Ah, dannazione! Allora, aspettiamo l'amo che scenda. Uno, due, vai. Aspettiamo che molto lentamente l'amo salga. Eccoci qua. 1, 2. Ecco qua. 1, 2. Eccoci qua. Questa si abbassa? Sembrerebbe di no. Ok, dobbiamo arrivare lì però. Vorrei... Ecco qua, volevo prendere giusto il formaggio. E se adesso cado mi... Ecco appunto. Bambino del merda. Devo rifarmi tutto il percorso. E sono io il cretino che si è buttato in questa situazione. A parte che la signora qua davanti sembra una versione povera di Lois Griffin. Ecco qua. Cicchiti cicchiti cicchiti. Wow, che velocità, madonna mia.
Ragazzi, attenzione, possiamo perderci la testa lì, Ma attento a non farti vedere. Porca. Venditore. Ho capito. Non mi vedrà. Ecco qua. È un po' di. Giorno mia, la telecamera di suo gioco. Eccoci qua. Allora, calmo. Dobbiamo quindi. Ecco fatto. Andare dall'altra parte. Dio mio. La parte che pesce e carne nello stesso banco forse non dovrebbero stare, Ok, no. Questa credo vada contro moltissime regole, ma proprio sanitarie. Cioè, la trappola per topi vicino al cibo e alla carne così di consumo, direi proprio no, Direi che proprio non va bene. Allora, io aspetterei un secondo. Ecco qua. Lui sta contando le salsicciotte. Ora si gira. E noi passiamo, perfetto. Prossimo obiettivo, là. Uno, due e vai, perfetto. Oh, stavo andando troppo in avanti. Ok, andiamo con la rattapulsa. Forse devi prendere dei pulsanti per avviare il nastro trasportatore. Donna mia, quanto odio gusto. Tanto cielo, vai via tu. Ma vai via. Io non andrei sull'acqua. Scusami. Che è ok, no, pensavo ci fosse qualcosa qui. Ho sentito il rumore del macchinario. Ho detto, vuoi vedere che magari. A parte che poi, perché un topo non può andare. Ma cosa fai? Topo pazzo. Ma dai, l'era glaciale. Guarda, a parte che sta laggando. Calmati. Sta laggando, dicevo. Le caverne di ghiaccio. Aia. Ok, siamo riusciti a passare comunque. Volevo vedere solo se c'era qualcos'altro da queste parti, però mi sa che in questo momento non c'è nulla. Ecco fatto. Dicevamo, calmo. Stupido ghiaccio. Allora, calmati. A parte che probabilmente morirebbe di ipotermia sto topo con tutto sto ghiaccio. Ecco fatto, allora. Giusto perché eravamo già qui, sono andato a prendere tutte le monete che ho trovato. E mentre lì invece abbiamo una delle monete blu. Grazie. Il numero 15, madonna mia, quanti ne abbiamo saltati. Allora, ora, piano piano. Eccoci qua sull'asse di legno. Allora, dobbiamo prendere la palla. E molto probabilmente non dobbiamo farci vedere dal signore qui. Io dove devo andare? Devo andare fin là in fondo. Ok, ai, che dolores. Oh, beh. Abbiamo capito cosa fa il bambino. Forse. Ma forse il tizio non ci vede. Per avviare il nastro trasportatore. Eccola qua la palla, anche se non capisco il perché. Io l'abbia dovuta portare fino a qua la palla, seriamente. Wow, tu sei la rappresentazione dei bambini fastidiosi proprio. Allora, ecco qui la palla. Eccoci qua sopra, anche se non vedo. Eccolo qui. Stai in equilibrio, perfetto. Ora, ci arrivo là sopra? Ok, sì, ci arrivo. Piano. Piano! Che dolore. In questo gioco le distanze sono un concetto così amaramente poco chiaro. Non riesco a capire qual è la distanza fra un lamo e l'altro. Perché vedi, è in alto. Io non so se ci arrivo lì. Eccoci qua. Non avete idea di quanti tentativi mi ci sono voluti per essere a questo punto. Non ve li dico neanche, sincero. Perché veramente questo gioco non merita così tanto del mio tempo per parlarne oltre, veramente. Veramente. Dentro di me in questo momento sono pieno di gioia di
aver superato questa parte, perché veramente stavo rasentando la follia. Stavo rasentando la follia, credetemi. Ed eccolo lì, finalmente, quel cavolo di nastro trasportatore. Vi giuro che io non sopporto più Gusto. Lo sto odiando veramente con tutto il mio cuore. Lui e i suoi consigli inutili che non servono a nulla. Ok, prossimo obiettivo, per fortuna, è qua vicino, così non devo neanche impazzire a trovarlo. Veramente, credetemi, prima lo finiamo meglio è questo gioco. Cartelli pericolanti. Allenta le viti in cima al secondo palo, evita le aragoste. Dobbiamo allentare le viti in pratica per tutti i carrelli, va bene. Ok, lui mi porta in giro, sì. Ma poi si ferma o cosa? Ah, ok, si fermerà da solo, immagino. Ok, allora fermati qui. Oh, calmo, troppo in alto, troppo in alto. Ok. Oddio. Per un attimo ho pensato non facesse parte del gioco il fatto che scendessi così veloce. Dai, basta. Scendesse così veloce. Perché la telecamera si sminchia così? Santo cielo, ti odio. Spero che non ci sia quel bambino schifoso che continua a girare qua in giro al mercato. Intanto alla fine dobbiamo stare fermi, ci porta in giro lui. Sì, sì, brava Aragosta, guardami. Guardami mentre io invece mi faccio portare in giro. Aia, stardo. Ecco appunto, vedi, fai lo sgargiulo, poi arriva una Aragosta dal nulla e ti tira il suo stupido cerotto. Siamo arrivati? No, quella è la zona per tornare indietro. Lascialo qui. Allora, con calma. Che ste carte ti fanno veramente saltare un po' troppo in alto. Ma veramente tanto in alto. Eccoci qua, vai, portami in giro. Ecco fatto, dovevo riaggiustare la telecamera. Stupida Aragosta. Dai che siamo arrivati a questo? No, è ancora più avanti. Vai, attento, portami in giro. Aspetta che prendo questo. A chi lo dici? Ecco fatto, vai. Fantastico. Dai che siamo arrivati, forza. Adesso il carrello, lascialo qui. Dio mio, Gusto. Io veramente potessi zittirti nelle opzioni, ti zittirei subito. Ti giuro che non ti sopporto. Ti sto veramente odiando con tutto il mio cuore. Prossimo obiettivo, eccolo qui. Grazie. Come pende la bilancia? Dobbiamo passare qua in mezzo al freddo? Davvero? Trova il pesce nella cella frigorifera e posalo sulla bilancia. Salta oltre i fili elettrificati. Metti il vasetto della bilancia in sospensione. Ok. Ok. Allora, fermo un attimo intanto che va l'aria. Ecco qui. Perfetto. Sto cavolo di granchio che mi sta inseguendo. Oh, calmo, calmo. Ecco qua. Che palle, stai buono. Stai buono. Sto ghiaccio da merda. Oh. Ok, calmo. Calmi. Calmi tutti. Telecamera, basta. No, 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 ecco fatto. Calmo. Ecco fatto. Abbiamo evitato la ventola semplicemente saltando. Ok, ora sto peperoncino, che ci devo fare? Far saltare in aria la ranocchia? Dai. Sta bene. Spero che esplodi. Vai. Ti sta bene. Cosa devo fare? Che vuoi dalla mia vita? Oh no. Io pensavo che il pesce era solo da prendere, non da portare lì. Cioè, avevo capito che dovevo portarlo da una parte all'altra, ma non avevo capito che dovevo portarlo a mano. Tieni. Allora, calmo. Ecco qua. Ora andiamo dall'altra parte. Andiamo anche con l'altra catapulta. Sì, vabbè. Le catapulte hanno
una distanza tutta loro. Mi è stato chiesto di trovare un vasetto e farlo rotolare sul piatto della bilancia. Ma dov'è il vasetto? In questo gioco... Dai! Eccoci qua. Però penso che... Aspetta. Forse questa caduta, vabbè, non c'è stata così male. Alla fine siamo riusciti a passare lo stesso e posso prendere... Ecco qua, altre monete. C'è del tabasco qui. Di tutte le cadute che potevamo fare, questa non è stata la peggiore. Ora, dobbiamo passare. Il modo migliore è questo qua. Calmo, calmo, che cosa ti alzi tu? Ecco qua. Oh, calmati, calmati. Ci riuscirò. Questo gioco c'ha una precisione veramente terribile. Allora, il vasetto è da quella parte. Dite che su quella scopa io mi ci posso attaccare. Non lo so sulla scopa, ma forse possiamo fare il giro addirittura. Necessario. Il tabasco brucia. Guarda un po'. Ecco qua, perfetto. Possiamo arrampicarci almeno sulla scopa, dai. Uff, così non abbiamo dovuto farci quel percorso terribile. Non abbiamo dovuto farci sto percorso terribile sui fili elettrificati che fanno uno un tempismo a caso e due non hai veramente il tempo di fare il cerchio che poi cadi. Guarda, meglio così, l'abbiamo risolta nel modo più semplice possibile. Prossima missione, eccola qua. Un mattarello da salvare. Segui lo scoiattolo fino alla sua tana. Dopo aver raggiunto la tana dello scoiattolo, salta giù dalla palla e prendi il cacciavite. Usa il cacciavite per staccare il mattarello dalla piastra. Ottimo. Seguimi. Ho in bocca delle cose. Allora, facciamo piano. Tanto non mi corre dietro nessuno a questo giro. Non è una prova a tempo. Vaffanculo tutto. Quanto ci fai che adesso questo si muove? No, per fortuna no. Ok, tanto non è a tempo, lo scoiattolo mica scappa. Siamo a posto con noi stessi in questo giro, ok. Calmo, tanto non è neanche a tempo, non c'è nessuna fretta, lo scoiattolo mi aspetta, è gentile. Lo scoiattolo è bravo. Lo scoiattolo a questo giro è mio amico. Non mi ruba le cose, non fa nulla di male. Casa sua è un po' disastrata, visto tutti quanti gli insetti che ci sono. E le scatolette di pomodoro che non so se sono cadute o meno. Allora, ecco qua. Ma poi perché dobbiamo disturbare sto povero scoiattolo? A meno che non sia stato lui a disturbare noi. Potrebbe essere. Calmo. Quanta velocità ti prendi? Calmo, calmo. Fai il giocoliere, perfetto. E poi non ho idea neanche se ci sono dei checkpoint. Secondo me no, sai. Eccolo lì, eccolo là. Stai buono. Non mi rubare quel maledetto cacciavite. Tu non rompere le scatole, letteralmente. Bravo, eh. Dai, bravo, prenditi quello, io mi prendo questo. Scemo. Bastardo. È mio, non t'azzardare, ti ho anche detto che sei bravo. Ah, ma siamo tornati in cucina. Allora, aspetta, ecco qua, grazie. Prendi il cacciavite e stacca il mattarello dalla piastra. Sì, sì, dammi un secondo. Ecco fatto. E... Ah, ok. Che volo che si è fatto. Oh, sì. Allora, la prima missione terribile. Tutte le altre delle cagate madornali che ci metti mezzo minuto a finire. Giustamente hanno detto ok, impegniamoci tutto su sto livello, gli altri facciamoli così veloci. E siamo tornati nelle fogne, ovviamente saltando sempre l'ultima missione. E guarda caso io mi devo andare a rifare tutto il percorso per salire là sopra ora.